Ai 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 ai, mi sa che non sono più capace a fare le dirette. È passato troppo tempo e ho perso un po' la mano, eh. Qua ecco la prima gaffe del ritorno. Buon pomeriggio a tutti voi. Buon pomeriggio amici, buon pomeriggio a tutto il gruppo. Perdonate l'inizio un po' così particolare, però insomma a breve ritorneremo alla normalità. Buongiorno ragazzi, un abbraccio a tutti, bentornato Claudio, grazie Maurizio, buongiorno Sabrina, buongiorno Maria Gloria, ben ritrovati, è passato un po' di tempo, adesso diamo ancora un po' di spazio agli amici per ricollegarsi, per mettersi comodi. Con un bel caffè, con un bel bicchiere di vino, quello che maggiormente vi aggrada, perché abbiamo da parlare un po'. Claudio, che fine avevi fatto, Francesco? Adesso poi vi spiego, adesso vi spiego. Renato, buongiorno, buongiorno Pietro, ben ritrovati. Intanto sempre le immagini meravigliose dell'oceano di Gran Canaria, riprendono le nostre dirette sempre dal sud di Gran Canaria, oggi Maspalomas, Playa del Inglés. Come vedete, nulla ci ferma, nulla ci ostacola, neanche il Covid, neanche le pandemie varie, vaccini o qualsiasi altra cosa attuale. Le spiagge sono piene, il sole continua a essere forte, caldo, 26 gradi la temperatura presente quest'oggi. Ciao Gianni, un abbraccio anche a te, carissimo, ben ritrovati. Giuseppe, buon pomeriggio. Eh sì, questa è la nostra giornata tipo, il sabato, l'inizio del weekend, l'inizio di questo fine settimana, ma vorrei poi anche andare un po' a smentire alcuni commenti, alcune affermazioni che ho visto nelle varie dirette che il buon Enrico ha portato avanti. E insomma, la mala informazione continua a predominare, quindi è sempre un po' cosa buona e giusta cercare di mettere in chiaro le cose, ma quantomeno, fammi un po' leggere, bentornato, ci sei mancato, grazie Franca, siete troppo, troppo gentili, buon pomeriggio a tutti, ciao Dario, un piacere risentirti, grazie, siete veramente gentilissimi e allora facciamo una bella cosa, ragazzi, io giro la telecamera ed eccoci qua, ben ritrovati, un bacio a tutti, un abbraccio virtuale a tutti voi. E innanzitutto grazie agli amici che in questi giorni sono assente dalle dirette dal primo di febbraio, anzi qualche giorno prima, e ho visto tanti commenti, molti mi hanno scritto su Messenger, su WhatsApp, auguri, ci manchi, ritorna, che fine hai fatto, il buon Enrico ha portato avanti il testimone delle dirette spiegando chiaramente il motivo della mia assenza e oggi voglio in prima battuta ringraziare veramente tutti dei vostri commenti, del vostro appoggio, della vostra vicinanza, perché siete stati una vera e propria famiglia e di questo vi ringrazio. Che cosa è successo? Allora è successo che me la portavo avanti già da un po', e se non che siamo arrivati poi al culmine dove non potevo più prorogare, un problema alla schiena, un'ernia lombare, ho deciso di farmi operare. Quindi il primo di febbraio sono stato sottoposto a un intervento chirurgico che è andato un po' più in maniera un po' più complicata rispetto a quelle che erano le aspettative, dovevo cavarmela con una convalescenza un po' più breve, invece è andata più per le lunghe perché il problema era un po' più serio. Però si è risolto tutto per il meglio, quindi ho continuato a lavorare da casa. Chiaro, mi veniva impossibile poter fare le dirette per un discorso proprio di recupero, non potevo viaggiare in macchina, non potevo stare in piedi, non potevo fare grandi distanze a piedi, quindi anche questo è ancora un po' così messo in stand-by, quindi queste prime dirette mi perdonerete, cercherò di fare dei piccoli tratti un po' con la volta, non posso ancora fare i chilometri, però sono sicuro che capirete. Però stiamo tornando un po' alla normalità, quindi è successo fondamentalmente questo. Il buon Enrico
è subentrato in maniera egregia, quindi non vi abbiamo fatto mancare nulla, l'informazione sempre costante da Gran Canaria. Mi spiace per lui che ha dovuto fare un po' di straordinari e un po' di super lavoro, però insomma, comunque siamo ormai abituati, no? A cercare di essere intercambiabili, cercare di farvi sentire sempre la nostra presenza, non vi abbandoniamo mai. È ovvio che anche noi facciamo però quello che un po' ci è permesso, ci è concesso. I motivi di salute alle volte ci bloccano per periodi mediamente lunghi, però alla fine eccoci qua che siamo tornati in pista. Quindi un abbraccio nuovamente virtuale a tutti, grazie agli amici che invece si sono preoccupati, si sono prodigati per far sentire la propria vicinanza, e sappiamo che ormai questi, con i mezzi di comunicazione che abbiamo tra telefono, WhatsApp, Messenger diretti e quant'altro, i problemi non ci sono e i contatti possono sempre essere sicuramente alla portata di tutti. Quindi un abbraccio virtuale a tutti, questa comunque è la nostra realtà, questo è il nostro 27 di febbraio. Una telefonata ti allunga la vita, Maurizio, assolutamente sì. 27 di febbraio, come potete vedere, la nostra spiaggia è sempre piena. Ciao Andrea, un abbraccio grande. Giuseppe Mazzola, guarda che la sanità funziona benissimo anche qui. Allora, guardate, giusto perché comunque siamo in tema, io... È stata la prima volta che ho testato in maniera seria, la sanità qua in Canaria, al di là di quello che potrebbe essere così l'interesse sporadico, il medico di base, eccetera. Insomma, affrontare un intervento come quello al quale sono stato sottoposto è stata una cosa decisamente importante, quindi ho avuto modo di testare tutta una fase di preoperatorio, di consulte, di consulenze, di esami, di interventi, di postoperatorio, quindi ho toccato veramente con mano un po' tutto quanto e devo dire che sono stato assolutamente stracontento, strafelice di tutto quello che ho constatato in prima persona. Un'attenzione particolare negli esami, nella programmazione dell'intervento, nell'assistenza pre e post operatorio, nelle cautele che hanno adottato, nei servizi infermieristici del post operatorio, nelle strutture, insomma veramente a 360 gradi, credetemi, non ho nulla da recriminare, ho trovato un servizio veramente completo, veramente eccellente. Non per niente, comunque parliamo a rigor di logica di un servizio sanitario che è considerato tra i 5 più all'avanguardia in campo europeo. Quindi ragazzi, veramente nulla da dire, è stato un servizio veramente coi controfiocchi. Chiaro però, come ripeto già da tempo, in tutti gli ambiti, non solamente in Canarie, in Italia o nella sanità piuttosto che in qualsiasi altra gestione, il livello può sicuramente essere ad altissimi livelli, ma la testa di legno la troverete comunque ovunque. Così come io parlo estremamente bene della sanità in Canaria, è pur vero che in passato qualcuno magari si è trovato a confrontarsi con un medico incompetente, superficiale, prepotente, e ci sono, non è che qui facciamo eccezione, però è pur vero che il servizio nella sua totalità, nella sua globalità, è veramente ad alti, alti livelli. Qui non vi preoccupate che veramente non ci si può lamentare, Giuseppe, ok. Ciao Claudia, ciao Cristina, un abbraccio, grazie. Spiaggia, aspetta, mi state sfuggendo purtroppo, oltre al periodo di convalescenza anche i riflessi mi si sono un po' addormentati. Grazie Monica, un bentornato da Monica Tiziano, grazie, un abbraccione. E allora, se siete pronti, io ho altre due notizie da darvi. Oggi tralasciamo un po' quello che è l'aspetto magari così tecnico, parleremo comunque anche, faremo anche un attimo il punto della situazione attuale su Gran Canaria per capire che cosa sta succedendo, quelli che sono
i nuovi aggiornamenti. Intanto 373-774-2186, me lo ricordo ancora, è il numero telefonico per parlare con Pierangelo, per poter usufruire, aderire a quella fantastica promozione che scadrà il giorno 10 di marzo e vede la possibilità di poter arrivare in Canaria con 899 euro. Veramente una super offerta, avendo a disposizione i voli, il transfer, il soggiorno, un tour per lustrativo e la consulenza in ufficio, oppure la grande possibilità di usufruire della medesima promozione ma utilizzando quello che è il pagamento anche dilazionato, quindi arrivare in Canaria dando un acconto iniziale di 399 euro e poi comode rate da 50 euro per il saldo finale. Allora, Mariella, sei stato operato alla Spalmas? No, sono stato operato all'ospedale San Roque, qui a Meloneras, quindi vicino ai nostri uffici. È un ospedale privato, convenzionato comunque con la sanità pubblica, e devo dire che grande, grande, grande competenza, grandi livelli e nulla da ridire. È stata veramente un'assistenza completa a 360 gradi. Allora ragazzi, due notizie importanti, due notizie fondamentali che arrivano un po' così a ciel sereno, anche se comunque, come vedete, la nuvola fantoziana non ci abbandona, così come sono contento, non ha abbandonato il nostro Enrico, pensavo di avere la prerogativa, l'esclusiva, e invece anche ho visto nelle dirette di Enrico c'era sempre la nuvola fantoziana. E al di là di questo, due notizie che arrivano un po' come un fulmine a ciel sereno, come si suol dire. Allora, cambiano un po' le condizioni dello staff di Vivere le Canarie. A partire da oggi io sono ritornato in pista, quindi le dirette per un po' di tempo le porterò avanti io, perché il buon Piero, partiamo dal buon Piero che era l'addetto alla regia, rispecchiando un po' anche quella che è la filosofia che da sempre caratterizza un po' il Vivere alle Canarie, quella di inseguire i propri sogni, quella di non avere paura ad uscire dalla propria zona di comfort, il fatto di poter cercare quello che effettivamente uno desidera maggiormente per il proprio futuro, per la propria vita, andando a rispecchiare oltretutto il fatto che non ci sia un'età per raggiungere i propri sogni. E Piero è un po' l'emblema, no? Di questi principi che Vivere le Canarie da tempo porta avanti, e ha deciso di seguire il cuore, ha deciso di seguire il suo cuore, ha deciso che di andare a vivere con la sua fidanzata storica, la famosissima Iana Del Rey, che qualcuno ha visto anche di persona, conosciuto di persona, e altri invece la conoscono solamente così per sentito dire dalle nostre dirette, e ha deciso di trasferirsi in Svezia per iniziare questa nuova vita con la sua compagna, con la sua fidanzata. E Iana è stata qui in Canaria con noi per un po' di tempo, poi per motivi familiari ha dovuto rientrare nel proprio paese, e oggi come oggi non avrebbe la possibilità di trasferirsi qui in Canaria. Quindi cosa è successo? È successo che dopo un po' di tempo di lontananza il buon Piero ha preso coraggio, ha preso in mano il proprio destino, il proprio futuro, e ha deciso così di inseguire i suoi sogni, i propri sogni, ha deciso di andare in Svezia a vivere con lei, e io sono particolarmente contento, sono particolarmente felice, perché mi manca una presenza importante. Piero è stata per me una presenza fondamentale anche nella gestione di Vivere le Canarie, e mi mancherà tanto, ma sono contento perché effettivamente quello che andiamo un po' raccontando, no? Non c'è un'età. Non ha più 20 anni il buon Piero, e quindi qualcuno potrebbe dire però insomma alla mia età cosa vado a fare, non ho il coraggio, eccetera eccetera, e invece lui ha proprio deciso di andare avanti, ha deciso di inseguire i suoi sogni, inseguire... Intanto dei ragazzi che sono arrivati stamattina, e poi parleremo anche di questo, di inseguire i suoi sogni, e quindi inizierà
questa sua nuova vita in Svezia insieme a Jana. Abbiamo concordato un giorno magari di fare una bella diretta congiunta, io qui con i nostri attuali 26 gradi e lui con i meno 10 tipici di Stoccolma, giusto per andare un po' a fare a controbilanciare. Non sarà, chi lo sa, la vita porta veramente a tante svolte improvvise, tante decisioni improvvise. Non è un addio, non sarà sicuramente una scelta magari definitiva, chi lo sa, magari tra qualche anno, magari il prossimo anno, magari tra 2 mesi torneranno a vivere in Canaria entrambi, chi lo sa. Però ragazzi, vedete che la vita è anche questo. La vita è il fatto di poter inseguire il proprio destino, i propri sogni, avere una strategia, avere comunque le idee chiare, soprattutto avere quella piccola dose di coraggio che permetta alla gente di decidere di uscire dalla propria zona di comfort e, come ha fatto il buon Piero, addirittura andare nel nord Europa iniziando ai suoi 27 anni, quasi 28, una nuova vita. Quindi è veramente quello che rappresenta lo spirito di vivere le Canarie, e per quanto dispiaccia il fatto che abbia deciso di andare via, però siamo comunque felici perché è una scelta importante e soprattutto è importante che lui possa realizzare il suo futuro, il suo destino, così come maggiormente ne ha desiderio. Quindi ragazzi, da oggi non avremo più la regia, e lo dico un po' per chi è abituato anche avere questa presenza, perché una presenza comunque è importante, è stata una presenza importantissima anche per le nostre dirette del mercoledì, che avevamo improntato un po' sul tema dei documenti, di tutto quella che è la parte documentale e burocratica. Però tutte informazioni che non vi mancheranno, perché continueremo a portarle avanti senza problemi. Quindi il suo numero telefonico sarà ancora attivo, però per qualche tempo avrà ancora il numero, quello che conoscete. Quindi se volete mandargli un WhatsApp, un messaggio, fargli una telefonata di saluto, sicuramente sarà contento e sarà felice. E questa è la prima notizia. La seconda è che contestualmente alla partenza di Piero, Enrico è stato destinato anche lui a seguire invece l'evoluzione, lo sviluppo di altri progetti. Quindi per un po' di tempo Enrico non lo vedrete in diretta. Grandi cambiamenti sono chiaramente delle cose sulle quali stiamo lavorando. Non possiamo ancora rivelarvi il succo di tutto, però comunque anche Enrico al momento non sarà presente, quantomeno visivamente, a livello video, a livello di dirette, su quello che è ormai il palinsesto consolidato di Vivere le Canarie, che avete imparato a conoscere in questi anni. Quindi due notizie importanti, due partenze diverse l'una dall'altra, sicuramente diametralmente opposte, che però si faranno sentire in quella che è la gestione di Vivere le Canarie, si faranno sentire su quello che è personalmente la forma lavorativa che avevamo già consolidato in questi anni. Però la vita, ragazzi, è questo: non bisogna essere focalizzati, fossilizzati su quello che è magari una situazione che, per quanto possa andare bene, però il fatto di sentirsi legati, il fatto di sentirsi ormai comodi in una determinata zona può limitare le prospettive e il lavoro della gente. Quindi bisogna essere in una mentalità dinamica, bisogna non avere paura, bisogna avere il coraggio di prendere delle decisioni, di inseguire quello per il quale si sta lavorando, e vedrete che le cose comunque pian piano arriveranno a soluzione. Allora, intanto io vi faccio godere ancora un po' di quella che è la bellezza di Playa del Inglés. Ci siamo spostati, non ho fatto tantissimi chilometri, però comunque la possibilità di vedere l'inizio delle famose dune di Maspalomas, e spiaggia che, come potete vedere, al 27 di febbraio può tranquillamente essere sfruttata, nel senso buono della parola, per una bella abbronzatura fuori stagione inteso a livello invernale, o la possibilità anche per qualcuno di fare il bagno. Quindi non abbiate paura che c'è modo di avere distanziamento sociale e quant'altro.
Come vedete, si può tranquillamente camminare sulla spiaggia anche senza mascherine, si può prendere il sole, si può fare il bagno, quindi libertà a tutto tondo. Allora, 373-774-2186, numero telefonico per parlare con Pier. Ciao Sandro, ti vedo più bello, riposato, sei... è più bello di prima, vai. Sandro, grazie. Addirittura. Prima o poi mi trasferisco lì definitivamente, Stefania, e beh, è sicuramente una cosa, una realtà diversa da quelle dell'Italia, una realtà che permette di poter trovare, di godere di determinati vantaggi. Avremo modo di andare a parlare un po' di tutto questo. È una realtà diversa, migliore? Dipende, io lascio sempre un po' il giudizio alla soggettività delle persone, no? C'è chi si innamora a prima vista di Gran Canaria, c'è chi invece viene qua e dice: ah, ma sai che c'è? No, ma non mi piace. E quindi, insomma, è però una realtà sicuramente diversa, una realtà che permette di trovare una qualità di vita differente, può esserci tranquillamente un risparmio economico rispetto a quella che è il costo della vita italiano, ci possono essere delle sicurezze diverse a livello magari di criminalità, a livello di appoggio governativo, insomma tante condizioni che avremo modo di poter comunque... Allora, mi spiace che non vedremo Enrico, ma spero che ritorni presto anche lui alle dirette. Beh, dai ragazzi, Simona, sì, ci sarà modo, comunque non nell'immediato, però ragazzi, bisogna andare avanti, bisogna essere camaleontici, come si suol dire. Però abbiamo altre due notizie belle, che spero belle, insomma, poi ognuno di voi le valuterà come meglio crede. La prima notizia è che da metà marzo, più o meno, giorno più giorno meno, comunque vi terrò aggiornati, da metà marzo ritorneranno finalmente le dirette da Fuerteventura, quindi ci sarà il nostro David che riprenderà le dirette dalle magiche spiagge di Fuerte, dalle zone tipiche di Fuerteventura, le più belle, le più famose, quelle che abitualmente si vivono, e in modo tale che anche per gli amici che sono così un po' in dubbio, no? Su quale isola scegliere, magari hanno sentito parlare di Fuerte ma non la conoscono, magari sono indecisi, ma dove vado in vacanza lì? Almeno avrete visivamente anche la possibilità di conoscere quest'isola, quindi da metà marzo finalmente ritornerà il nostro David, e riprenderanno le dirette, vedremo alternate sicuramente con Gran Canaria, come già era in principio, e così tutti gli amici che in questi mesi si sono prodigati nel dire ma David, finalmente avranno la propria soddisfazione in merito. Seconda bella notizia, anche lì la giudicherete voi, io ve la vendo come bella notizia anche per dovere, però la valuterete voi. Da metà marzo, più o meno sempre congiuntamente con l'arrivo di David, inizieranno anche delle altre dirette. Inizieranno le dirette del nostro Pierangelo, che riprenderà un po' il filo del discorso, riprenderemo un po' a trattare tanti temi, quindi lui in prima battuta vuole tornare a essere presente anche a livello video, anche a livello visivo, riprendere un po' i contatti, no? Come era un po' di tempo fa dopo questa parentesi, e quindi riprenderanno anche le dirette del nostro buon Pier, che avrà modo di approfondire determinati argomenti, determinate tipologie che magari noi tralasciamo, quindi dirette anche un po' più tecniche, un po' differenti, quindi a 360 gradi cercheremo di rendere sempre più completa l'informazione che vi possa permettere un domani di avvicinarvi alle Canarie in maniera tranquilla, in maniera sicura, ma soprattutto in maniera informata. E questa è la cosa che, come sapete, chi ci segue da tempo, noi riponiamo tanta attenzione in merito, il fatto di poter vivere queste realtà con la giusta informazione, quindi non arrivare in maniera sprovveduta, non farsi coinvolgere nel vortice magari di altre persone che non sempre sono all'altezza della situazione, quindi arrivare, avere le informazioni corrette, guardare con i propri occhi, fare le proprie valutazioni, dopodiché decidere cosa è meglio per se stessi e per la propria famiglia in un'ottica di un eventuale
trasferimento. Mettete tutte le forze in campo, Daniele, assolutamente sì, ci giochiamo anche l'asso, ci giochiamo anche l'asso Pierangelo, ma questo sempre per cercare di poter essere presenti, per cercare di non farvi mancare nulla, per cercare di poter comunque dare quelle nozioni, quelle informazioni che un domani a una famiglia, al singolo, alla persona possa metterla in grado e nella condizione ottimale di avvicinarsi a questa isola, a questo arcipelago, nella modalità migliore, nella forma migliore e sicuramente, intanto vedete anche gente che fa il bagno, nella maniera più completa possibile. Ciao Alessandra, un abbraccione, grazie anche a te. Quindi 373-774-2186 per parlare con Pierre, potete già iniziare comunque, ma non c'è mai stato uno stop, ma potete ricominciare a bombardarlo telefonicamente per avere tutte le informazioni del caso, per sapere anche come potersi avvicinare all'ambito di Gran Canaria o Fuerteventura e la possibilità di sfruttare la promozione fino al 10 di marzo per quella che è una promo, un'offerta promozionale che abbiamo voluto confezionare per cercare di aiutarvi a 360 gradi ad arrivare in Canaria nella forma più comoda e agevole possibile. Quindi possibilità con 899 euro di aderire a questa promo, avere a disposizione il volo, andate e ritorno dall'Italia. Ricordiamo sempre che c'è possibilità di avvicinarsi al Gran Canaria, di arrivare in Gran Canaria con voli diretti dai principali aeroporti italiani, la possibilità di fare scalo invece per quelle che riguardano le partenze da Roma e al momento, poi chiaro, più andremo avanti e più comunque ci saranno formule e possibilità differenti, quindi 899 euro per una settimana, due persone, voli diretti dall'Italia, transfer dall'aeroporto, soggiorno di una settimana in complesso turistico con piscina comunitaria, un tour per lustrativo e la consulenza in ufficio. Il grande plus qual è? La possibilità di effettuare un primo versamento di 399 euro all'atto della prenotazione e poi pagare in comode rate mensili da 50 euro al mese. E questa è la possibilità che abbiamo voluto dare, chiaro, per poter aiutare un po' tutti ad avvicinarsi, anche chi magari ha un po' di problemi nel tirar fuori subito tutti i soldini, almeno può riservare, fissare, acquistare i voli e poi dopo il resto lo va a pagare in comode rate mensili. Quindi possibilità, ecco, che abbiamo voluto dare un po' per cercare di aiutare tutti. L'unica condizione di questa promo è la possibilità di effettuare la prenotazione entro e non oltre il 10 di marzo e partire entro fine ottobre 2021. Quindi entro il 10 di marzo fate la vostra prenotazione e potrete poi partire fino al mese di ottobre 2021. Per qualsiasi dubbio comunque potete contattare Pierre al 373-774-2186. Allora, io volevo fare un po', ancora 5 minuti, il punto della situazione, cercare di capire che cosa sta succedendo in Canaria, soprattutto alla luce di, credo, la diretta di ieri che ha fatto Enrico, dove un'amica che guardava la diretta ha detto che le informazioni che stava dando Enrico, o quantomeno le informazioni che stava digitando e fornendo Piero dall'ufficio, non erano veritiere. A che cosa mi riferisco? Al fatto che Piero abbia detto che tutti i giorni arrivano persone in Canaria. Questa nostra amica, non ricordo il nome, mi perdonerete, ha detto assolutamente no, non è vero. E invece è assolutamente vero, addirittura stamattina sono arrivate due famiglie qui in Canaria, anzi in realtà tre, però facciamo comunque due famiglie, tutte che sono partite da Milano Bergamo, è arrivato l'aereo qui alle 10:20 questa mattina, l'aeroporto chiaramente di Las Palmas, e sono arrivate senza nessun tipo di problemi. Hanno dovuto sottostare a un unico
obbligo, quello di presentarsi in aeroporto con un tampone molecolare negativo fatto con 72 ore di anticipo. Detto questo, non hanno avuto nessun tipo di problemi nell'arrivare qua, non hanno avuto problemi nel raggiungere l'aeroporto in Italia, arrivavano entrambi da regioni differenti alla Lombardia, quindi problemi non ne hanno avuti. Gli aerei partono, gli aerei arrivano a Gran Canaria, c'è possibilità di muoversi, c'è possibilità di viaggiare. È chiaro che nell'ottica di prenotare una vacanza con Pierangelo io sarò incaricato anche di darvi tutta la documentazione attestante il motivo del vostro viaggio, il fatto che vi giustifichi ad arrivare in Canaria, quindi problemi non ce ne sono, ragazzi. Io qui ve lo dico, ve lo sottolineo, ve lo evidenzio, vi faccio tutto quello che volete, ma in Canaria, se avete voglia di arrivare, c'è possibilità di arrivare. Quindi anche tutte le persone che dicono: ah, ma non è vero, ah, ma non si può partire, ah, ma il Covid, ah, ma la pandemia, ah, ma la congiunzione astrale e tutto quello che vorrete, assolutamente non è vero. Volete venire in Canaria domani mattina? Non vi preoccupate che domani mattina vi facciamo arrivare in Canaria. Tutti i giorni arrivano comunque aerei in Canaria, non solo dall'Italia ma da tutta Europa. È un turismo, quello presente oggi in Canaria, che sta veramente riprendendo. Ormai c'è anche l'ok da parte della Gran Bretagna, quindi si stima che le prenotazioni che sono arrivate in queste ultime settimane, soprattutto dopo anche l'ok della Gran Bretagna, abbiano superato veramente di gran lunga quello che era il carico di prenotazione tipico delle annualità pre-Covid. Quindi veramente la gente è stufa, la gente ha voglia di partire, ha voglia di muoversi, ha voglia di venire in questi luoghi e potersi rilassare, potersi godere finalmente del sano e meritato riposo, soprattutto mentale. Quindi non abbiate paura, non state dietro alle notizie che... Ah, ecco, Paola, proprio tu. Ma se non si può uscire dal comune di residenza, come fanno a partire? Paola, guarda, e infatti facevo riferimento proprio ai tuoi commenti di ieri. La gente può uscire, non state vincolati a questo che, ah, ma mi hanno detto che. No, se volete venire in Gran Canaria, noi vi forniamo la documentazione che vi permetta di muovervi dalla Puglia e arrivare fino in Lombardia a prendere un aereo. Addirittura una delle coppie che è arrivata questa mattina è partita direttamente da Catania. Arrivata a Milano-Bergamo, e Milano-Bergamo ha preso l'aereo per Gran Canaria e l'ha fatto oggi. Quindi ragazzi, se volete venire a Gran Canaria la possibilità c'è. Se avete questa fisima mentale da dire: ah, ma no, ma non posso uscire dal comune, informatevi, fate una telefonata a Pierangelo 373 774 2186, numero telefonico italiano, e arrivate in Canaria. Se invece volete rimanere fissi nella vostra convinzione sbagliata che non ci si può muovere, ragazzi, la scelta è vostra. Mentre voi state a casa, gli altri però viaggiano, gli altri comunque prendono l'iniziativa e arrivano a vedere questi posti. E oggi pomeriggio questi amici che sono arrivati da Catania staranno con la panza al sole a 26 gradi. E a voi la scelta, è sempre una... la vita è una questione di scelte, così come quella di Piero di cui abbiamo parlato poc'anzi. La vita è una questione di scelte, quindi l'importante però è prendere queste scelte sempre sull'onda di informazioni concrete, veritiere e reali, non per sentito dire. Noi siamo in Canaria, io vivo in Canaria da anni, quindi tutto quello che è la questione in Canaria ve la posso rispecchiare quotidianamente per come la andiamo a vivere, non per come ce l'hanno raccontata o per come abbiamo voglia di intenderla. Ok? Allora ragazzi, ultima carrellata su quella che è la bellezza di Playa del Inglés, 27 di febbraio, 26 gradi, mentre voi state dietro alla vostra idea, no Paola? Ma non è una fissa, ho chiesto apposta proprio per sapere come fare. Paola, io te l'ho spiegato come fare, chiami Pierangelo 373 774 2186. Entro il 10 marzo puoi fissare un viaggio perlustrativo o una semplice vacanza, puoi partire entro ottobre, ma se vuoi già partire questo mese nessun tipo di problema. Pierangelo ti spiegherà come poter arrivare in Canaria, vedrai che se effettivamente hai voglia di arrivare in Canaria i mezzi ci sono senza problemi.
Con le mascherine in spiaggia? Assolutamente no, Claudia. Come vedi, tutta la gente che è in spiaggia non ha la mascherina. Quindi puoi tranquillamente prendere il tuo sole, puoi farti la passeggiata sul bagno schiuma, sul bagno schiuma, sulla battigia, e andare fino alle dune, nessun tipo di problema, nessun obbligo di tenere la mascherina in spiaggia. Quindi stai pure tranquilla. Quindi 373-774-2186. Allora, io per chi si fosse perso la diretta, comunque la potete riguardare perché tutte le dirette sono salvate sulla nostra pagina Facebook. Un grande grazie a tutti gli amici che hanno inviato messaggi al sottoscritto, ma soprattutto un grande abbraccio al nostro Piero. E grazie per questi anni di strada insieme, grazie per il tuo ottimo e splendido lavoro, ottimo e splendido aiuto, ottima e splendida amicizia, un abbraccio veramente ricco di affetto. Che la vita possa riservarti solamente tante tante gioie insieme alla mitica Iana Del Rey con la quale non ti annoierai. E ripeto, è una presenza che si farà sentire, la mancanza di Piero sicuramente si farà, però siamo contenti perché è l'emblema di ciò che vivere le Canarie a livello di principi va a portare avanti da tempo, il fatto di non aver paura, il fatto di poter inseguire i propri sogni, il fatto di avere una strategia, il fatto di metterci quella briciolina di coraggio, il fatto di non sentirsi troppo vincolato agli anni, Non esiste un'età per realizzare i propri sogni e lui è proprio un po' l'esempio, il sunto di tutto questo che vivere le Canarie ha portato avanti in tutti questi anni. Quindi, Piero, un grande abbraccio, un grande salutone. Per Enrico invece è diverso, Enrico si dedicherà a altri progetti, poi tra qualche tempo avremo modo di andare ad approfondire. Per il momento ci sarà il sottoscritto ad annoiarvi tutti i giorni, sempre qui da Gran Canaria, e da metà marzo il buon David da Fuerteventura e il nostro grande capo Pierangelo che riprenderà a darvi tutte le informazioni del caso. Amici, buon pomeriggio a tutti voi, buon sabato, l'appuntamento è domani, sempre insieme, un buon fine settimana da Gran Canaria. Ciao a tutti, ciao!